prego consigliere. Vorrei dire tante cose, ma cerco di fare sintesi perché c'è un consigliere, questa è una cosa molto grave, mi fa sogno che deve andare a mangiare perché c'è la partita e io ripeto una cosa molto più seria. Ma pare che senti, viene secondo punto, mi fa specie, intanto mi dispiace molto, ma lo dico sinceramente, che il sindaco sia arrivato a metà missione, perché se questo era un argomento che a lei interessava veramente, mollava tutti gli altri impegni e veniva qui dall'inizio. Questo dovevo e questo è, primo punto. Secondo punto, mi sono appuntato, lei ha detto questo è diventato un territorio pattumiera. Allora io chiedo, dal 1991 tra Labachin, Martella, Bertoncello e i vari compari che ci sono susseguiti, chi ha governato? Il PDL, Forza Italia o il PC, PDS, DS, o adesso non so neanche più come vi chiamate, il PD forse? Allora questo mi fa specie da parte sua, perché lei è una persona che io ritengo molto sensibile, intelligente, quando vuole, non sempre, quando vuole. Allora, la sua preoccupazione rispetto al proliferare di tutte queste centrali che adesso sembrano il male dell'umanità, da chi dipende? Dipende solo dalla regione, dalle domande che sono pervenute, o dipende anche da un cattivo controllo amministrativo che viene dalla città di Portogruaro, che non ha saputo informarsi, fermare per tempo e chiamare, come ha detto voi, eventualmente enti sovraordinati per capire perché qui ce ne sono 17, 20, non so quante siano? Questo mi domando io da lei, sindaco. Poi sono assolutamente a favore del confronto, che venga qualsiasi esponente provinciale, regionale, che vengano anche questi qui, che si devono insediare, che ci spieghino, ma alla fine realmente cosa possiamo fare per bloccare questo processo? Io credo nulla e non credo neanche, e spero che venga messo a verbale, sono stufo degli ordini del giorno, mi piacciono di più le mozioni, e sa perché? Perché le mozioni impegnano con un voto. Gli ordini del giorno in questo caso non servono a nulla, è materia delicatissima, pericolosissima per la salute. La signora diceva per il paesaggio, devo dire anche per il paesaggio. Allora credo che una situazione così difficile, così critica, così tutta da capire, una mozione sarebbe uno strumento più idoneo, più ideale per impegnare seriamente Consiglio e Giunta su questo problema. Avrei anche altre tante cose da dire, ma evidentemente è tardi e non vorrei portare via la faccia di qualcuno. No, scusa, Riccardo, consigliere, allora, non faccio rispondi. Rispondo su due questioni. Allora, io non convoco la commissione, perché c'è un presidente che le convoca, c'è un assessore di riferimento. Se di là ho problemi grossi da affrontare del territorio di cui non posso assentarmi, e si accavallano, mi lasci almeno affrontare questo problema. Dopo me ne senti io mio, no? A vedere, no, e c'era agitazione, sono venuto a vedere se c'era qualche problema. Ti hanno informato che Mascherini stava dicendo la verità. Ti hanno informato che Mascherini stava dicendo la verità, e siccome tu sai che quando Mascherini parla, tu sai che la verità fa male. Prima abbiamo parlato di ignoranza, e per chi non se lo ricorda, per Socrate ignoranza era vizio, qui vizio ce n'è tanto da parte della maggioranza. Il pirandello della verità non esiste. Okay. Invece per me esiste la verità, tanto se viene modificata, si può modificare come si vuole la verità. Allora comunque lei mi deve rispondere sul fatto perché lei ha detto questo territorio è diventato pattumiera. È una pattumiera, ok, su questo argomento, nel senso che quando si fa. E voi cosa avete fatto? Voi amministrazione, voi giunta, lei sindaco, cosa avete fatto? Allora, per favorire questo. Per frenare perlomeno. Quello per addolcire, per rincuorare. O lei pensa? No, parliamo seriamente. Io sono proprio campo. Se lei pensa.
Bologna, perché lei di aver uscito costruire centrale senza addirittura avere cose che prevede la legge, nel caso concordi su questo, dei benefici sul territorio, delle compensazioni, lei mi sta dicendo che io sono fuori di testa, cosa che non lo sono. Trago io le conclusioni. Vai a te, sì. Quindi, va bene, perché allora vuol dire che allora vuol dire, se trai le conclusioni a cui io non ero minimamente arrivato, vuol dire che sa di avere un po' di paglia. Io. Ha usato anche un'espressione preoccupante, perché ha detto, è come se io vado a Camillano Vicentino, mi mostrano un impianto e mi pagano, spero che non sia vero questo. Siccome io credo alla sua nitidezza morale, alla sua assoluta virginità morale, io avevo soltanto chiesto che cosa ha fatto l'amministrazione comunale che governa da 20 anni, tanto quanto il fascismo. Io volevo chiedere che cosa ha fatto questa amministrazione per cercare di addolcire, di rallentare questo fenomeno di proliferazione di queste centrali che mi preoccupano improvvisamente tanto, io visto che è un processo che è iniziato da diversi anni. Siccome lei non mi sta rispondendo, la domanda. Che cosa avete fatto voi per 20 anni per non essere stati eletti in questo comune? Lei deve rispondere, infatti è lei che governa. Noi potremmo avere le nostre responsabilità per il fatto di non essere riusciti a vincere, ma non interessa chi governa. Sempre il migliore. Infatti basta vedere chi governava fino a ieri. Ma direi che non è un merito di commissione. Non detto come è uscito perché ha tirato fuori questo momento il presidente. No, si faccia la parte che non sto parlando col sindaco. No, se vogliamo continuare. No, è il sindaco che ha tirato fuori questa cretinata. A me non interessa se abbiamo sempre perso, se abbiamo sempre vinto. A me non interessa. Io sto prendendo atto che c'è anche un collega che sta facendo delle ottime riprese, presumo, e lei non mi sta rispondendo alla domanda: cosa avete fatto voi fino a oggi per evitare che questo territorio uscito di cesso di Italia tutto, tutto quello che era nelle nostre prerogative, e cioè quello che possiamo nei fare. Fatti, voglio sapere nei fatti, lui lì lo pretendo. Va bene, okay. Più di dirle che ho fatto quello che è nelle prerogative, cioè quello di fare, chiedere rendiconto alla regione perché non ha fatto il piano energetico e perché la conferenza dei servizi e perché hanno consentito che si insediasse qui le 2, 3, 4, 5, 6, 7 centinaia. Però allora noi le rispondiamo che siamo convinti che poteva fare di più. Lei ha una sua convinzione. Soprattutto nelle comunicazioni e nell'onestà intellettuale verso i cittadini. Bene. Questo è quello che voi ritenete di poter dire, lo dite e io dirò il resto, se volete che vi dico. Bene, mi pare che non ci siano altri interventi.